Buonasera e ben ritrovati qui su Radio Bomber FVG. Quest'oggi andremo a narrare tre casi risolti, tre serial killer. Io e il direttore Marco qui presente. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata. Ricordiamo sempre e comunque sta per Radio 1. Stefano Tini e Roberto De Angelis. Partiamo con una storia di la prima serial killer che abbiamo nella nostra rubrica. Prego, direttore. Uccise i suoi figli e li gettò nel congelatore. Non ho nessun rimorso, ecco la sentenza. È successo a Detroit. Questa donna di Detroit non ha mostrato alcun rimorso durante la lettura della sentenza di condanna dell'ergastolo per aver ucciso due dei suoi figli e infilato i loro corpi in un congelatore. Michael Blade, 36 anni, si è scagliato contro i padri assenti delle vittime e ha raccontato a un servizio di Sky News. La donna si è dichiarata colpevole per l'accusa di omicidio. Il giudice della contea di Wayne, Dana Hanway, ha detto che la donna aveva creato una sorta di casa degli orrori. Riporta il Detroit di Free Press. Io prego che i vostri figli rimasti possano riprendersi di ciò che avete visto e sopportato in quella casa, ha detto il giudice. Vivevano nella terribile paura della madre. Il giudice ha minacciato di farle uscire l'imputata dal tribunale mentre cercava di interromperlo. Non mi sento in alcun rimorso della morte di loro demoni, ha detto Blade. Ha ammesso di aver ucciso sua figlia Stoney Hayne Blade, di 13 anni, nel 2013, e il figlio Stefan Case Berry, di 9 anni, nel 2012. Blade ha affermato di aver abusato sessualmente di un fratello. Anche lei non ha testimone per la presunta molestia. Ha anche brutalmente picchiato i bambini, due degli altri bambini della donna, 11 e 17 anni, sono stati collocati in una custodia protettiva, meno male per loro. Dopo la morte di Stefan nel mese di agosto 1912, Blade avvolse il suo corpo in un lenzuolo e lo mise nel freezer. Ha ammesso di aver pestato il ragazzo prendendolo a pugni, facendolo bere Windex e bruciandolo con acqua calda nella zona genitale. Poi ha riconosciuto di aver sollevato una cintura intorno al collo, prima di metterne un sacco sulla testa fino alla morte. 9 mesi dopo, Blade si infuriò. Stoney, la figlia, le disse che non le piaceva il suo fratello superstite e così la strangolò anche lei, ordinando poi alla figlia di 17 anni di seppellire il corpo di sua sorella nel congelatore, accanto al fratello. Bene, questa è la nostra prima storia. La seconda storia che vi narrerò io è di Theodore Robert Bundy, nato a Burlington nel novembre del 1946, morto a Stark nel gennaio dell'89, quindi anche molto giovane. È stato un serial killer statunitense, attore di 35 omicidi ai danni di giovani donne negli Stati Uniti. Bundy è ricordato come un uomo affascinante, tratto che sfruttava per conquistare la fiducia delle sue vittime. Era solito attirare la loro attenzione fingendo di essere disabile o in difficoltà, oppure impersonando una figura autoritaria, per poi aggredirle e approfittarsi di loro in luoghi appartati. Talvolta ritornava sulla scena del crimine per aver rapporti sessuali con i loro cadaveri, addirittura in decomposizione,
almeno finché la putrefazione non era tale da rendere questi atti impraticabili. Un serial killer veramente malato. Almeno 12 le vittime le ha decapitate, conservandone la testa nel suo appartamento come trofeo. In alcune occasioni ha semplicemente fatto irruzione nelle loro abitazioni delle vittime, bastonandole mentre dormivano. Venne inizialmente incarcerato nell'Utah nel 1975 per sequestro di persona, come tentata aggressione. Successivamente viene sospettato di diversi altri omicidi irrisolti in molti altri stati americani. Muore il 24 gennaio dell'89 alla Rayford Prison di Stark, Florida, condannato alla sedia elettrica. La sua biografia è conoscente personale di Anne Rule lo ha descritto come un sadico sociopatico che traeva piacere nel dolore altrui, dal senso di potere che provava verso le sue vittime sia quando stavano per morire che dopo. Si è definito il più gelido figlio di puttana che incontrerai mai. Il procuratore Polly Nelson, uno dei membri che aveva compiuto il compito, scusate, di difenderlo in tribunale, scrisse che era la precisa definizione del male. Questo era anche chiamato il lady killer, il serial killer delle studentesse. E adesso è morto. Andiamo avanti con un'altra e l'ultima storia di questa puntata, che ce la descriverà sempre il nostro carissimo direttore, di un anche questo di un killer molto molto particolare. Andiamo a capire perché. John Ewen Gracie fu soprannominato Killer Clown per aver rapito, torturato, sodomizzato e ucciso 33 vittime, quasi tutte adolescenti e maschi adulti, 27 dei quali seppelliti sotto la sua abitazione o nascosti ammassati in cantina dal 1972 fino a una sua cattura avvenuta nel 1978, scattata per fallito occultamento della sua ultima vittima, il nome di cui è diventato noto deriva dall'aver intrattenuto i bambini ad alcune feste con costume e trucco da clown, facendosi chiamare Gogo il clown. Il motivo degli omicidi era la sua omosessualità. Permessa, poi sospettavano ciò anche perché era anche sposato. Gracie era un tipo socievole agli occhi dei concittadini, quindi era anche insospettabile. L'omicidio, dopo il processo essere condannato a morte, è giudiziato da un inevitabile legale del 1994. La sua morte lasciò un discreto numero di disegni raffigurati pagliacci, ora parte di collezioni private. Andiamo anche a vedere uno dei suoi primi, diciamo, reati che ha fatto. Nell'agosto 1937 Gracie commise una delle sue aggressioni a scopo sessuale ai danni di un adolescente. Il giovane era un quindicenne, Donald Forkes, il figlio del suo amico. Gracie attirò il suo ragazzo in casa sua con la promessa di fargli vedere un film porno. Poi fece ubriacare Vortex e lo confisse a praticargli un fellatio. Svariati altri ragazzini furono molestati sessualmente da Gracie nei mesi seguenti. Incluso un giovane del Gracie incoraggiò a far sesso con sua moglie prima di costringerlo a un rapporto orale con lui stesso. È una cosa incredibile. E poi andiamo a vedere proprio uno dei suoi omicidi seriali. Il 2 gennaio 1972 Gracie prelevò proprio
e quindi Jane e Timony, Jack, Mecco. Alla fermata dell'autobus di Greyhound a Chicago, l'uomo portò Creon, che stava viaggiando nel Michigan con destinazione Oama, a fare un giro turistico di Chicago, per poi portarlo a casa sua con la sua promessa che gli avrebbe potuto passare la notte e sarebbe stato riaccompagnato in tempo per prendere il prossimo autobus nel giorno dopo. Successivamente Crazy disse di essere svegliato la mattina seguente e aver trovato Crazy in piedi sulla soglia della sua camera da letto, coltello in mano. È una cosa agghiacciante da dire, una cosa che mi fa rimanere a bocca aperta. Però, dopo tanti omicidi che ha fatto, fu arrestato finalmente e condannato proprio il 12 ottobre del 1978. Il quindicenne Robert Prince scomparve dal luogo di lavoro in una farmacia di Chicago. E lì, cosa succede? Venne condannato a morte. Grazie, direttore. Quest'oggi abbiamo raccontato tre storie, tre serial killer, tre sociopatici, psicopatici, tre persone che hanno sangue freddo e hanno ucciso senza nessun rancore per le loro vittime. Nella prossima puntata analizzeremo un serial killer che tutti conosceranno. E andremo a fondo della storia. Per ora non vi svelerò niente. Vi ringrazio dell'ascolto su Radio Bomba Refugee. Grazie al nostro caro direttore che ci ha aiutato su questa puntata. Grazie a voi e ascoltare la prossima puntata di Radio Bomber, Friuli Venezia Giulia. Grazie e buona serata a tutti.